scappare che sia stato convocato anche per il Verona il nostro Davide Cailotto, perché lo vedo lì in compagnia di Gabbiadini, che saluto, delle nostre amiche scudettate della GSM Verona. Ti ha convocato il Verona? Sono rimasti in tre, Davide. No, no, abbiamo ottenuto le migliori. No, no, ma non il Verona femminile. No, il Verona. Svicolo. Ah, Svicoli, vai, vai. No, scherzi a parte, siamo qua con delle ragazze che tra qualche giorno avranno un impegno davvero importante, perché giovedì sera al Bentegodi andranno in scena gli ottavi di finale della Champions League, ovviamente femminile, lo vedete anche alle mie spalle, il cartello contro il Rosengard, ovvero il Malmo, dove gioca una forse delle calciatrici più forti al mondo, non lo so, me lo dite voi, sì? Lo chiedo a Belani e Cecilia. Eh sì, purtroppo sì. Come si chiama, lo dici te? Marta Vieira da Silva. È più un Messi o più un Ronaldo? Tutte e due. E quindi è un bel disastro. Sì, dai. Te la marchi tu? Ma penso che passerà un po' da tutte. E allora i gol li devi fare te. Ecco, speriamo. No, scherzo, ma entrando invece in questioni serie, chiedo intanto a Melania come sta, visto che ha avuto un problema al ginocchio, è ancora in forse per la gara del Bentegodi, come stai? Ma va un po' meglio, adesso vediamo nelle prossime ore se migliora ancora un po', vediamo, è ancora da valutare. Anche perché io ho scherzato prima, però servono sul serio i tuoi gol. Le tue amiche e compagne stanno facendo benissimo, perché viaggiano a una media di 6-7 gol a partita, il Tavagnacco ne sa qualcosa, però insomma servi e come. Ma sicuramente servirà una rosa completa, questo è fuori discussione, però credo che comunque chi andrà in campo, chi giocherà, metterà tanta determinazione, quindi saranno anche le mie colleghe d'attacco a far gol. Cecilia, è il Rosengard alla portata oppure è una di quelle squadre che insomma comincia ad essere un banco di prova severo? Beh, diciamo che arrivato a questo punto di squadre scarse non ne trovi. Sicuramente sono loro le favorite, però a noi questo non interessa e andremo in campo per giocarcela per 90 minuti. Magari confidando su parecchio pubblico, visto che l'ingresso sarà gratuito, insomma il calcio femminile a livello europeo qui a Verona ha fatto dei numeri importanti. Lo fai tu un appello che magari se lo faccio io non mi ascoltano, se lo fai te sì. Certo, siete tutti invitati allo stadio Bentegodi giovedì sera alle 20:30. Non fa ancora troppo freddo, quindi è gratis. Quindi sono già due buoni motivi per venirci a sostenere. Direi che sta vabbè, grande Cecilia. Non vi salvate senza la domanda sul Verona, Gianluca. Ah, insomma, bravo, bravo. No. È il loro pane quotidiano. C'è il Verona. A Melania chiedo quanto conta l'assenza di Toni e se Pazzini può essere il vice. Ecco, Toni, a proposito, chiedi anche Davide. Chiedi a Melania se magari domenica si gioca con il Napoli, se magari il fratello può andare a fare un giro sul lago da qualche altra parte, può evitare di transitare dal Bentegodi, non lo so, insomma non sarebbe male, vabbè che c'è Higuaín, però insomma quando non c'è Higuaín c'è Gabbiadini nel Napoli, quindi se proprio dovete fare una riunione di famiglia fatela quella domenica lì, non lo so, non fatelo transitare dal Bentegodi, anche perché il Verona rischia veramente di schierare Cailotto, tu ridi Gabbiadini, ma rischia veramente di schierare Cailotto perché purtroppo meglio è decimato dalle assenze. Ma credo che verrà a vederci probabilmente quella domenica allora. Beh, non è mai. Comunque davvero complimenti perché siete fantastici. E su Pazzini Toni, non pensare di dribblarmela. Ma io credo che l'anno scorso il Verona ha viaggiato tanto sui gol di Luca Toni, perché comunque ogni palla che toccava finiva in rete. Quest'anno la sua assenza si fa pesare tantissimo perché manca davvero chi butta la palla dentro. Io credo che Pazzini sia un buon giocatore e deve ancora trovare la dimensione giusta per questo Verona. A Cecilia invece, poi ti restituisco la linea, chiedo qualcosa a proposito della difesa del Verona, perché prima col mister dietro le quinte si stava analizzando i gol subiti col Bologna, lì cosa è successo? Hanno fatto un po' un pasticcio, non si sono mossi tanto da difesa, insomma. A chi le tiri le orecchie? A tutti quanti, dai. Quando si prende il gol è sempre colpa di tutti. Ecco, vero uomo squadra, insomma, in sostanza.
Oltre all'invito naturalmente di Cecilia, chiaramente volevo da loro una riflessione un po' più profonda perché in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi, il movimento del calcio femminile finalmente, dico io, in Italia ha avuto anche degli scossoni a livello mediatico, cioè non solamente sul campo. Se questi scossoni sono serviti, secondo voi, per richiamare l'attenzione sul vostro sport, che poi è lo sport del calcio, uno sport meraviglioso. Sì, qui ci facciamo seri, Gianluca, insomma, lo chiediamo innanzitutto a Melania, perché poi c'era stato uno sciopero, alla fine revocato. Ci racconti cosa è successo? Ma in sostanza noi abbiamo chiesto determinate cose, loro hanno sempre solo detto parole che l'avrebbero fatte, però insomma noi è da anni che viaggiamo sulle parole. Quindi volevamo una conferma, qualcosa di scritto, perché comunque anche noi vogliamo essere rispettate, abbiamo una dignità, vogliamo i pari diritti dei nostri colleghi maschietti, quindi ci siamo sentite di affrontare questa battaglia con un pugno duro. Il primo passo concreto da fare qual è? Ma è difficile cambiare da un giorno all'altro, sicuramente bisogna mettere dei piccoli tasselli e cercare di far crescere questo movimento. Il problema di base credo che però che deve esserci la volontà da parte loro di far davvero crescere qualcosa. Lo chiedo anche a Cecilia, che è molto molto giovane e quindi ha una carriera davanti, almeno glielo auguro in questo ambiente. Tu intravedi qualcosa così di positivo, insomma un miglioramento, come diceva Melania, oppure regna ancora il pregiudizio? No, secondo me questo è un primo passo che porterà sicuramente a qualcosa, non si sa tra quanto in termini di tempistiche, però penso che darà veramente dei buoni frutti. Purtroppo siamo partiti un po' in ritardo rispetto all'Europa e rispetto ad altri paesi del mondo, però insomma adesso quello che gli altri hanno fatto in magari 20 anni, noi dobbiamo cercare di fare le cose in modo un po' più veloce, di accelerare le cose, quindi per questo è ancora più difficile, però secondo me siamo sulla buona strada. Grazie Dai, perché è Davide. sicuro che qui a Verona ci sono delle campionesse in tutti i sensi. Allora, grazie Davide. Resta lì, mi raccomando, con le nostre amiche della GSM Verona, perché c'è ancora da ricordare l'appuntamento con il Rosengard, le nostre gialloblu bravissime, come ricordava Davide e Cailotto, che hanno davvero vinto una partita molto difficile con il Tavagnaco, hanno vinto alla grande. E proprio le ragazze che ci stanno ascoltando.